Vi farei notare solo come durante il video la massa in forma di peluria che ho sopra la testa, che chiamo capelli, si apra manco fosse il Mar Rosso al passaggio di Mosè e nulla, li taglierò a breve. Sappiatelo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero 2. Signori miei, sì, sto registrando lo stesso identico giorno della prima parte perché, signori miei, sono veramente, cioè, non vedo l'ora di iniziare questa avventura perché, ragazzi, nello scorso episodio, sia il primo, abbiamo ottenuto il nostro starter e che starter, Mew. Tra l'altro su Mew devo fare una piccola parentesi. Innanzitutto, se vedete qualcosa di leggermente diverso, tipo la natura, è perché ho dovuto rifare quella piccola parte di gioco non avendo fatto il save state. Signori miei, l'esperienza di Mew è davvero una cosa impressionante, nel senso che cresce davvero velocemente, perché sì, ho randomizzato anche quella. E quindi ragazzi, questo Mew qua è per questo che ha fatto 3 livelli contro quel BM. Cioè, è una cosa impressionante, crescerà come un matto. E nulla, poi nello scorso episodio siamo stati introdotti al gioco da quella simpaticona di Belle. E oggi, signori miei, subito pompatissimi, carichi, con la primissima cattura. Allora, qua se non sbaglio la tipa mi ferma, ma direi di balzarcelo, ci dice semplicemente che ah, hai ottenuto un Mew così dal nulla, come se fosse una cosa di tutti i giorni qui ad Alisiopoli. Tra l'altro vi faccio vedere la mappa città, dato che magari c'è qualcuno che non ha molta confidenza con questi giochi. Come vedete ci sono tantissime nuove zone in questa univa, c'è questa parte qua, c'è quest'altra parte qua e c'è questa cosa qui che se non sbaglio dovrebbe essere il tunnel che parte dalle fogne di Austropoli e si chiama Antico Sentiero. Oltre ad altre zone come questa qui che permette, diciamo, a Rafan di raggiungere il Monte Vite. E poi penso ci sarà qualche altra zona di cui ora, ad esempio, il Pokémon World Tournament. Che è qualcosa di bellissimo, ragazzi, perché lì si può incontrare, pensate un po', Rosso. Come si possono incontrare tutti gli altri capipalestra delle altre regioni. Comunque, ora Bell ci farà il suo tutorial di merda, io ovviamente lo balzerò tatticamente. Ah, sono curioso di vedere se è un Pokémon randomizzato, decisamente no. Sperando che il randomizzatore non faccia come Light Platinum, ma non dovrebbe perché ho visto un Segugio di tipo fuoco lì. No, dicevo, non dovrebbe perché tecnicamente, ora ve lo spiego per quelli che me lo chiedono, non l'ho randomizzato io il gioco, l'ha randomizzato Luke, però so che per le Acrom urge, diciamo, un randomizer diverso, che non è l'universal randomizer, che è quello che utilizzo io per randomizzare i giochi normali, ma è appunto specifico per le Acrom. Di conseguenza, signori miei, quel randomizzatore potrebbe, diciamo, essere un po' meno affidabile e di conseguenza balzare un pochino in alcuni casi. Comunque, Bell se n'è andata e, signori miei, prima cattura io veramente non parlo perché non lo so. Ti prego, no, chiudo gli occhi. Oddio, questo qua lo conosco. Non è Cicorita. Bailiff! Beh, l'ho preso, raga, l'ho preso, cioè, l'ho preso a metà. Ok, perfetto, Bailiff. Non lo disprezzo, più che altro ho paura di mandarlo a casa con questo Mew. Quindi inizio piano piano con delle Pokémon. Ragazzi, dovete sapere che Chikorita è sempre stato lo starter che prendevo su HeartGold perché mi piace davvero tanto. Sinceramente, però se non ti fai cattura. Bestemmio la Madonna! Com'è possibile sta cosa? Già da adesso ricominciate! Già da adesso? Dai, che due palle, ma com'è possibile? Allora, tu... Ok, no, giusto, qua se non sbaglio non ci sono allenatori. Vediamo che altri Pokémon si potevano incontrare. Urkuju da un Rotom sarebbe stato un semi-leggendario, perché se non sbaglio Rotom è semi-leggendario, che sarebbe entrato nel nostro team, tanta roba, avere due leggendari così nel team. Un Lampent, anche lui onesto, trovando una Nero Pietra si sarebbe potuto evolverlo e sarebbe stato qualcosa di fantastico. E Johnny Charmander. Oddio, ho sentito il cuore che mi faceva male. Fermi tutti. Elisir, dai, rispetto alle bacche della scorsa Crazy. Bravo, bravo, ti tiro il reggiseno tra un attimo, idiota.
Ok, qua se non sbaglio dovrebbe suicidarsi Nardo come al solito. Io sono Nardo, sono un allenatore e la mia passione è quella di far capire a tutti quanto sia meraviglioso vivere insieme ai Pokémon. E si suicida, giustamente. E tu chi sei? Dunque ti chiami Creepy e vieni da Lisiopoli, sto registrando, sì. E non mi palpare gentilmente. Il tuo mio è un Pokémon decisamente bello, vuoi mettere. Ma tu devi essere ancora, non ho letto. Ti darò una piccola infarinatura, forza, vieni con me. No. Stai scherzando? Ah, mi dovrà far vedere centro Pokémon e balle varie. Quando vi dicevo che Pokémon Nero 2 è un gioco che fa girare il cazzo inizialmente. Ah no, è vero. Mi fa... Sì, ok, mi ricordo. Ok, allora, in sta città non dovrebbe esserci nulla di particolare tranne questa bellissima torre che ho sempre apprezzato. L'antica torre dell'orologio, che è molto carina, sinceramente. Speravo che avesse un'utilità quando uscirono i giochi, vi dirò la verità, ma purtroppo non è mai stato così. RIP Creepy Stories. Ok, ehi là, sono qui. Allora, passiamo dalle parole ai fatti. Un momento, ma come mai hai due mappe città? Ah, giustamente, ah, è vero, adesso ci lascia andare alle fattorie Venturia, giusto? Senti, ma per caso il tuo amico è quello che ha con sé Snivy? No, ha un fottutissimo BM. Ha un fottutissimo BM. Il percorso 20 si trova da quella parte. Ok, perfetto, direi che possiamo andare verso il percorso 20. Dove tecnicamente ci potrebbe essere un'altra cattura, sperando che la gente non faccia teletrasporto, autodistruzione, che si suicidi, che si anneghi e cose simili. Ma signori miei, primo bullo, che non sarà mai un bullo, visto che Luke è diventato l'artigiano, diciamo. Vediamo un po' tu che cosa sei. Attenzione. Parte la sfida di Jacqueline Entrepreneur. Sono tornati i nostri amici Entrepreneur con le foche. Probabilmente Entrepreneur vuol dire appunto allevatore di foche. Infatti, se non ricordo male, deriva dal tedesco entrepre, che sarebbe appunto la foca. E poi vabbè, il sostantivo francese neur, che vuol dire, cioè, tipo allevatore, non lo so, sto inventando tutto nel caso non si fosse capito. Qua non c'era tipo uno strumento nascosto da qualche parte, no, vero? No, forse era là dietro. Ah sì, tra l'altro qua, in questi giochi qua, si poteva catturare... Oddio, sapete che non ricordo se Mespri, Tazelf, Uxie o tutti e tre. So che si poteva catturare un Pokémon giù di lì dopo la Lega, se non ricordo male. Pignite, perfetto. Starter confirmed in questa parte, cioè li trovo ovunque. Allora, proviamo un calcio basso così cattivo. Super efficace a casa, perché il calcio basso è di tipo... Ah già, è di tipo fuoco. 95 PS di Mew, raga, questo Mew fa paura, cioè cresce troppo velocemente, sarà... calcio rullo, ma stai scherzando, altri calci non ce li hai, tipo psico. Mossa fisica, ecco, quando vi dicevo che alcune mosse potevano non randomizzarsi nel fattore speciale o fisico. E vabbè, direi di togliere il grido di lotta, che tanto in una Nuzlocke non lo userò mai. Perfetto, battuta questa pupa, signori miei, cattura, si spera. Però prima, strumento, se riesco. Muscolbanda? Aspettate, cosa fa Muscolbanda? Non mi ricordo. Non mi ricordo mai nella vita. Oh, potenzia di poco gli attacchi fisici. E a sto punto la darei a Mew, perché no? Vediamo un po' che Pokémon riusciamo a acchiappare qua dentro, si spera. Dai, stavolta gli occhi non li chiudo. Ma com'è questo fa cagare? Cioè... Io non... Non lo so, mi fa proprio schifo. Provo a indebolirlo. Sperando che non crepi. Benissimo! Benissimo! Ma quanto è bello sto gioco, signori miei. Quanto? Ditemelo voi nei commenti. Gesù Cristo, maledesti, come stava scappando la bestemmia potente. Meno male che l'ho censurata con la mia voce. Electrike, che è lui, sì, io me lo confondo sempre con l'altro Electric, che minchia sono due nomi diversi. Comunque, signori miei, ci sarà, volendo, Padre, Figlio, Spirito Santo, Gesù, aiutami, un'altra cattura alle fattorie Venturia. Quindi si spera che almeno alle fattorie Venturia io non mi becchi cessi di merda o Pokémon che usano autodistruzioni, ma cose accettabili. Tu non mi sfidi ancora, vero? Sì, tu c'hai le segature nel cervello, è inutile che parli con me. A caso, io non sapevo ci fosse, ve lo giuro su Gesù, io non sapevo ci fosse. Comunque, allora, se vado giù di qua qualche strumento... Ma cazzo la raggiungo quella roba con surf, vero? Vabbè, insomma, no problema nostro in questo momento. Siamo a 9 minuti di registrazione, Fattoria Venturia, che è sempre stato un posto che mi ha ispirato, diciamo. Posso già farla la cattura volendo.
Però prima c'era la battaglia col rivale. Se non sbaglio, cioè prima volendo si potrebbe fare la battaglia col rivale. Ma sinceramente, raga, a sto punto io farei prima la cattura, visto che affrontare il rivale con un unico Pokémon, lui se non sbaglio ne ha due, potrebbe essere rischioso. Quindi se il Pokémon si degnasse... Oh, dai, uno che si evolve. Vedete che io... la maledizione delle evoluzioni è tornata, io non so cosa dire. Vabbè che Absol è figo e anche tanto ed è uno dei migliori Pokémon di tipo buio mai creati in assoluto, però raga. E tra l'altro con questo Mew è pure un casino indebolire i Pokémon, perché io c'ho proprio Kaga, quindi gli tiro le Pokéball a caso. Non entrerà mai. Ah, fermi tutti. Fatemi vedere le statistiche di Mew, devo giocarmela ta. Tra l'altro gli ho dato la fottuta Muscle Banda. Che potenzia le mosse fisiche, mannaggia a me. Raga, non lo so, provo un calcio basso sperando che io riesca a indebolirlo. Urkugiuda, l'ho visto malissimo, l'ho visto proprio male. Comunque, raga, ho impostato l'opzione che permette a ogni Pokémon catturato di avere già 4 mosse. Quindi questo Absol, nonostante abbia usato 26 volte altruismo e continui a persistere nella sua ignoranza, avrà 4 mosse, si spera. Se non entri, giuro che ti faccio fare una brutta fine. Cristo Dio, fulmine. No, oddio, minchia, raga, io mi devo mettere nell'ottica che le mosse sono randomizzate. Oh, preso. Raga, io mi devo mettere nell'ottica che le mosse sono randomizzate. Questo qua ve lo porto nel lato tipo acqua. Però. Dai, non male tipo acqua, effettivamente. Io non ho ancora realizzato sta cosa. Sul serio. E quindi sarà un suicidio assistito sto gioco. Non ha difese. Tutte mosse roccia, terra. Ok, perfetto. Avolgibot è rimasta uguale. Invertivo, altruismo 90% di precisione. Spiegami come potrebbe fallire un altruismo. Ok, e io non ho fatto assolutamente scorte di rimedi, però. Questo potrebbe essere un problema non poco rilevante. Quindi, raga, io molto velocemente torno indietro. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace e a rispondere alla domanda del giorno, che anche quest'oggi sarà fighissima, come al solito. No, non so neanche cosa metterò. E nulla, ditemi cosa ne pensate di questo inizio di serie, della grafica, mi interessa sapere che cosa ne pensate, perché diciamo che non avevo molte idee, poi mi è venuta di getto questa grafica che io reputo sinceramente abbastanza bella. Fatemi sapere, insomma, ah, tra l'altro di Absol non ho controllato. Ok, Fulmine è fisica, Invertivolt è fisica, Avolgibot è fisica. Ok, la pecca di questo Pokémon è che se gli fai una mossa fisica le prende in quel posto. Benissimo, benissimo, no, davvero. Ok, signori miei. Potrei anche rischiare di mettere davanti Absol. Però, sinceramente, preferisco. No, no, non me la rischio, raga. Preferisco tenere davanti Mew e farvi trovare Absol un pochino più allenato per i prossimi episodi. Perché, se non sbaglio, adesso c'è il Rocket, il migliore artigiano. Madonna, raga, che artigiano, signor Rocket. Franz is for boys, Rocket 25 is for men. Eccolo qua. Parte la sfida di Rocket artigiano con un barbo. C'è attenzione. A Luke piacciono i Pokémon lunghi, incredibile. Tra l'altro a livello 8 e pensavo che avesse due Pokémon, invece ne ha uno solo. E ti faccio un calcerullo. Perché no? Perché non dovrei farti un calcerullo? Perché non è molto efficace. Giorno di paga. Tra l'altro, raga, è già il secondo Pokémon del rivale che utilizza giorno di paga. Bene così, nel senso che io guadagno più cash se vinco. Ciao Barboccio, è stato bello conoscerti. Non è che Mew sale all'11? Sale all'11, raga, sale troppo velocemente sto cazzo di Pokémon, è una cosa assurda. Come ho fatto a perdere? Devo scusarmi con la mia squadra di Pokémon, la tua squadra di Pokémon, capirai, c'hai un Barboccio. Niente male, vedo che hai riflettuto. No, raga, questo qua lo devi imitare con la voce di Luke. Vedo che hai riflettuto su come tirare fuori il potenziale dei Pokémon. E vedendo i tuoi progressi nella lotta, ho capito che sei una persona su cui si può contare. A proposito, cosa cercavi da queste parti? Eh? La mappa città? Raga, non so imitarlo, Luke. Perdonatemi. Ci provo io. Scusami, Luke. Perdonami per questa mia ignoranza. Ho sentito dei rumori e a quanto pare si trattava di voi che facevate una lotta di Pokémon. Quanto è bella la gioventù. E tu chi sei? Potrei farti la stessa domanda. Io sono il proprietario, giustamente, no? Noi che siamo gli estranei in questo luogo. E tu chi sei al proprietario? E otteniamo comunque delle pozioni. Tra l'altro sta qua dovrebbe, diciamo, curarmi i Pokémon.
Ok, qua il nostro rivale si incazza perché praticamente loro non badano al fatto che il loro Ertir è scomparso. Adesso scopriremo anche perché. Curami Pokémon, donna! Scusi signore se sfrutto sua moglie, però mi serve. Ok, allora, ora che ci penso avrei potuto, se non sbaglio. No, non c'è... interessante. Vediamo un po' tu cosa sei. Donna... È donna, perché c'erano i dubbi. Attenzione, Ambibon 79 confirmed. Incredibile. Dopo Rocet e Ambi aspetto solo qualche riferimento al Geo 97, a Frost 26. E poi ci abbiamo tutta la nostra... il nostro piccolo gruppetto. No, non è morto. Resiste troppo. No. Con la precisione randomizzata, ora è un problema. Muori. L'ho preso. Ed era pure super efficace, tanta roba. Minchia, avevo letto Articuno. Tra l'altro, raga, Audino mi droga l'esperienza. Fermi tutti. E drogare l'esperienza su questo Mew potrebbe essere una scelta interessante. Canto antico, vediamo se ti riesco a buttare giù. Vabbè, quasi. Giudizio. Giudizio, Audino, al giudizio. No, ma non lo sapevate? Ole, Mew, mandalo giù e vediamo quanti punti esperienza ci prendiamo. Secondo me è la droga, raga. 421, mi sa che saliamo di circa due livelli. Due livelli, esattamente. Oh, perfetto, raga, c'è Creepy Stories spaccato al minuto. No, volevo vedere che altri Pokémon si avrei potuto trovare oltre ad Absol. Sti cazzi. Tanta roba, Zorua, raga. Non sarebbe stato un malaccio, anche se si sarebbe voluto al 30, quindi sarebbe stato un po' un casino. Siamo 16 minuti nel frattempo, non vorrei far durare troppo gli episodi. Poi ancora Absol, vabbè, ci sta. Tutti i Pokémon che in teoria dovrebbero essere di tipo buio, avete qualcosa di un pochino più originale? Fatemi sapere. Oddio, sarebbe tornato Tarzan, signori miei. Sarebbe tornato Tarzan, però nulla da fare. Dai, no, levati, pecora infame. Dustax. Sì, raga, la cosa triste è che non trovo quasi nessun Pokémon che si può evolvere. Cioè, io non voglio fare come la scorsa Crazy Lock che non evolve i Pokémon. Cioè, io vedo la Crazy Lock... la Crazy Lock di Frost 26. Cazzo, evolve un Pokémon ogni mezzo secondo. Io ne evolvo uno ogni mezza vita. E vabbè, sarà la maledizione. Cosa ci possiamo fare noi? Aspettate, lì c'è uno strumento però. Intanto passo in mezzo ai Marip. Super repellente. Oh raga, se non trovo una bacca per tutta la Crazy Lock, non succederà mai. Chiudo il canale. Io l'ho detto. L'ho detto, segnatevela. Fatemi, non lo so, registratemi. Io l'ho detto, se non trovo una bacca per tutta la Crazy Rock, chiudo il canale, basta. Ok, perfetto, possiamo proseguire? No, perché c'è un nonno. C'è un nonno bellissimo che penso mi voglia sfidare. Pam pam, pam pam pam. Ho un volto nuovo, ti andrebbe di lottare con me. Madonna, qualcuno mi ricoveri. Tu sei invece... un altro entrepreneur, soprattutto sei Veronica, perfetto, mi fa piacere. Mi fa piacere che tu abbia queste certezze sulla tua sessualità. Questo mi fa abisso, muori. Ah no, ok, è che ho già voce, tutti calmi, state calmi, cazzo, muori. Minchia, mi hai fatto paura. E la madonna, l'ho quasi mandato giù, localizza, no. Ok, perfetto. Raga, sul serio, io ho la fobia di queste cose, cioè di abisso, di... Antail, oddio che brutta cosa Antail, mamma mia. Io lo trovo orribile sinceramente, lo trovo davvero inguardabile come Pokémon. Calcio basso. Vai che va giù. Vigore, tra 125 abilità che esistono nel mondo Pokémon, lui doveva avere vigore. Perché no? Ha senso. Cristo, schianto e muori. Ole. Perfetto, schianto è super efficace su tutti. Colpisce ogni morte di pontefice, però è super efficace su tutti. Oh, da non crederci, così giovane e non riesco a leggere. Sarò giovane, ma se vai veloce non riesco a leggere. Non è che sono Gesù, sono giovane appunto. Ok. Allora, mi importa davvero tanto. Vai via. Mi hai già rotto il cazzo. Torna a fabbricare Pokéball come i veri artigiani. Mamma mia, raga, sto Rocet sempre più impertinente. Ok, perfetto. Kai, yo Kai Watch. Era un riferimento. Vediamo chi si trova qua. Dustax.
Ecco raga, vedete, il rivale sta troppo addosso a inizio gioco. Dopo diventa un personaggio interessante, ma a inizio gioco scassa troppo il cazzo. Fascheros, datemi una bacca, vi prego. Ora voglio le bacche. Ora le voglio. Hashtag diamo una bacca per salvare Pray for Creepy, Pray for Bacca, non lo so, qualcosa. Allora, dai, su. Tu che sei un altro entrepreneur, siete fottutamente tutti entrepreneur, io non ho parole. Vai, Mew, aprigli il culo. Calcio basso, via. Muori, ole, perfetto. Devo dire che la Crazy Lock rispetto Pokémon Sun e Moon Confirmed nel frattempo, rispetto alla scorsa Crazy Lock è iniziata meglio. Abbiamo trovato uno starter della Madonna che non si ammazza da solo con la sua abilità. E soprattutto dopo il primo episodio non abbiamo perso subito lo starter, perché, cioè, tecnicamente nella scorsa Crazy Lock io ho fatto uno strappo alla regola, ma il primo episodio mi era schiattato lo starter, quindi, cioè, tanta roba. Sì! Sì! Canale salvo! Bacca Xan, la più inutile ma la più indispensabile, come la filosofia di Platone. Oh! Liberazione, raga. Ho sbagliato strada, porco... Il senso dell'orientamento del creepy, volume 1. Dove cazzo si deve andare qua, madonna? Cioè, io mi perdo in sti labirinti. Immaginatevi nelle cazzo di grotte labirinto. Tu sei un inferno sceso in terra. Nella scorsa Crazy Lock sempre ti trovavo, sempre avevi teletrasporto. Scomparisci. Che bel verbo in italiano. Minchia, raga, il ritorno di Torce. Anche Torce, raga. Torce praticamente era la spalla di merda. Cioè, non so se mi spiego. Ok, ciao. Questo tipo poco sospetto, devo dire. Raga, eccolo Erdir, l'avete sentito? L'avete sentito? È lì fuori, è lì fuori. Kai! Sembra tipo un samurai. Ma questo Guaito? No, aspetta, è Luke. Ma questo Guaito? Allora l'hai trovato. Grazie al cielo. Tu resta qui, che io vado a chiamare il proprietario. Mamma mia, che imitazione. Ci mancava solo quest'altra seccatura. Guarda che sono un membro del Team Plasma. Quando ci siamo noi, i mocciosi smettono di piangere per il terrore. Ma tu lo conosci o no, il Team Plasma? Sì, esatto. Siamo l'organizzazione che 2 anni fa voleva conquistare Unima per liberare tutti i Pokémon. Con la canzoncina felice di sottofondo è poco credibile, comunque. Comunque sia, voi sciocchi non potete nemmeno lontanamente capire i nostri alti propositi. Questo però non ci voleva. Per seguire questo Erdir mi sono perso e come se non bastasse sono stato scovato da dei mocciosi. È tutta colpa tua. Tiè, beccati questo e mi tira addosso tipo una MT. Idropompa! Grazie, grazie davvero. Perfetto, ne approfitto per tagliare la corda. Le mie corde vocali sono morte tutte. Kai Kai, perfetto. Ok, velocizziamo sta parte, raga, perché... Ok, dai, sì, gli abbiamo ritrovato il cane stronzo. Che ha pure guaito, se l'avete sentito, era qua fuori. Tempismo perfetto. Ok, perfetto, possiamo tornare indietro. Ho detto perfetto tipo 10 volte, ma fa niente. E nulla, allora, siamo a 22 minuti, quindi secondo me possiamo... Sì, anzi, dobbiamo, direi. Intanto mi vado a curare. Dobbiamo fare quella... Ah, ecco, cioè, non mi curi nemmeno? Dopo che ti ho salvato il cane? Allora, no, dicevo, andiamo a fare la quest, la mini quest, appunto, di... io quella roba... Ah, sì, quella roba lì si può raggiungere solo d'inverno, esatto. Ho avuto questo flash improvviso. Facciamo la quest di Nardo e poi stoppiamo l'episodio, visto che verso Zondopoli ci arriveremo nel prossimo episodio, appunto. Ciao, Nardo. Ciao. Tu lasciami qua, eh. Ok, perfetto, eccolo qua, il miglior campo, cioè, affittato alle... Ah, uno strumento, perfetto, buono sapersi. Allora, io non vorrei fare l'antipatico, però... Nel mondo Pokémon esisteranno qualcosa come 1200 strumenti. Ora, come cazzo è possibile che un randomizzatore mi metta 2 minchia di fasce sullo stesso fottuto percorso? Spiegatemelo! E poi una lotta, c'è da divertirsi con i Pokémon, per favore Creepy, accettalo, lo sì, accetto la vostra sfida, anche perché non penso di aver molta scelta. Questi qua tecnicamente avevano... le scimmie? Simipure, Simisear? No, scusatemi, Panpure, Panser? E invece, signori miei, hanno Abomasnow, il nostro starter nella scorsa Crazy Lock. I riferimenti belli! Schianto! Vai giù! Non è che... Ok, perfetto. Sottocarica, non è che magari, raga, questo ascendi neve per dire, no, che non si sa mai.
magari si butta giù da solo. Perfetto, no, invece l'abbiamo mandato a casa noi con un bel calcio basso. 310 punti esperienza. Raga, Mew è un qualcosa di illegale, sul serio. Mamma mia che potenza. Entrambi avete dimostrato grandi capacità in questa sfida. E ora passiamo alla prossima, subito. Ma prima bisogna rimettere in sesto, tranquillo che non ho fatto sforzi, puoi anche non farlo. La compatibilità dei tipi sarebbe una buona cosa saperla, se solo non sapessi che il tuo Pokémon è randomizzato con un tipo che non conosco, nonché le tue mosse, nonché le mie mosse, nonché il mio tipo. Signori miei, giudicate voi. Ci è apparso. Ci è apparso. Questo è un presagio, signori miei. In questa Crazy Lock noi lo troveremo. Ci è apparso. Non ci ha detto nulla perché è una divinità di poche parole, ma ci è apparso. E io ho sentito in me stesso che voleva proprio dirmi: Creepy, tu mi incontrerai. Fate finta che quest'ultima parte di video non ci sia mai stata, vi prego. Oddio, perfetto. Allora, che po'... Raga, vi do un consiglio se giocate a questi giochi. Non parlategli mai. Non fatelo. Perché se gli parlerete, finirete in un trip allucinogeno che vi porterà a morte certa. Perché sei sempre in mezzo ai coglioni? Creepy, mi è appena giunto un messaggio. Nella nuova palestra di Alisopoli è arrivato il capo palestra. Perché non ci fai un salto? Cristo Dio, mi sono dimenticato che prima c'è la palestra. È vero, ma che errore grossolano che... Guardatelo. Vedete, io me lo ricordo. È una cosa impressionante. Meno male, signori miei, che dopo questo episodio qua non lo vedremo più praticamente. Perfetto, comunque mi ero scampato a prescindere. Lo so. Vi... Perché la gente è fatta così? Ok, signori miei, comunque, a parte quest'ultima fase di depressione del buon Creepy, io vi do appuntamento al prossimo episodio nel quale affronteremo la palestra e vi faccio trovare ovviamente Absol allenato. E che altro dire? Direi nulla, direi che non c'è nulla da fare prima di affrontare la palestra, se non forse... No, perfetto. Non c'è un cazzo da fare, quindi signori miei, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se così, invito come se lasciate un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, che sarà come al solito qua sotto nella sidebar, e passate ai social, che invece saranno in descrizione. Detto ciò, ci becchiamo in un prossimo video.